becco per assistere su. Un minimo di rispetto alla testa. Ecco, voi in cascina adesso che cosa producete e quanti siete? Noi produciamo latte, abbiamo circa 160 animali, un centinaio di animali, di cui c'è 60 vacche, facciamo circa 1500 litri di latte al giorno. Siamo io, un indiano che è il mungitore, e lui ha una famiglia con 4 bambini. Quello che a noi, ripeto, piacerebbe avere questa continuità. Allora, che impressione dall'incontro di oggi qui a Palazzo Marino, prima col presidente? Guarda, poi io con... dico che spero che in tutto questo diciamo, casino che è venuto fuori, mi piacerebbe che non si perda di vista l'obiettivo principale, che è quello dell'agricoltura. Sono sicuro che la De Cesari, questa amministrazione, manterrà tutte quelle promesse che ci aveva già fatto, quindi precedentemente fatto, quindi non è che ce l'ha fatta ieri, di dare una continuità agricola alla nostra attività, quindi dandoci in sostituzione altri terreni, il togliere quel benedetto vincolo della cascina che dovevano essere usufici, che quello che chiediamo noi, io, che quello che chiedo io oggi è se c'è la possibilità, se si può, di questo progetto, di rivedere un attimo questo progetto, di farlo 150-200 metri indietro, in modo di lasciare più respiro alla cascina, dato che è una delle poche campagne irrigabili, la convivenza tra l'abitazione e un'azienda agricola, tra rumori, odori e tutte queste belle cose che per noi sono belle ma per uno che abita lì sono insopportabili, noi possiamo conviverci, insomma, se ce li abbiamo proprio in testa difficilmente potremmo avere questa continuità lavorativa. Ciao Damiano. Ciao. Contento di questo incontro con Rizzo e... È già una domanda? È l'unica che potrei fare per raccogliere un attimo le tue considerazioni e poi magari pubblicarlo in un video e condividerlo. Ma va benissimo un tavolo di dialogo con il comune. Noi quello che vorremmo è però che questa amministrazione, che ha già dimostrato coraggio nel mettere mano e nello stralciare grandi porzioni di parco agricolo su Milano, riuscisse a trovare anche gli strumenti, i modi per mettere in discussione una decisione apparentemente irrevocabile come quella che riguarda in questo momento i terreni agricoli di Ponte Lambro. Apparentemente irrevocabile perché in questo caso non stiamo parlando di una visione urbanistica, ma stiamo parlando di un piano attuativo sostanzialmente, quindi di un progetto che è già approvato, che ha già dei finanziamenti pubblici, quindi è molto più difficile mettere in discussione decisioni come questa rispetto a mettere in discussione invece un PGT. Però un segnale va dato, un segnale è importante, deve essere chiaro che non si costruisce più su terreni agricoli a Milano. È una sfida molto impegnativa da parte dell'amministrazione, un'amministrazione che peraltro non ha responsabilità perché sono decisioni urbanistiche che hanno 20 anni di storia, quelle con cui ci si confronta, ma che oggi governa. E quindi dall'alto del suo ruolo di governo della città deve accettare anche delle sfide difficili. Avete già delle date degli prossimi incontri o dovete ancora concordarli? Immagino. No, al momento ancora no, anche perché poi il livello di interlocuzione è sicuramente anche con il Consiglio Comunale, ma principalmente queste decisioni attengono alla Giunta, all'amministrazione, quindi gli assessori. Scende al Politecnico per la verità in quiescenza, ora come si dice, bruttissimo termine. urbanistica per 40 anni, quindi seguo queste cose del rapporto città-territorio agricolo da sempre. Il risultato di oggi mi sembra la presa d'atto che questa cosa si può trattare, quindi è importante. I principi non dovrebbero essere in discussione, perché se legge il programma di Pisapia, questa priorità di salvaguardia dell'agricoltura,
cambio di destinazione del Parco Sud a Cemento a di nuovo Parco Sud, solo che poi l'eredità delle altre questioni precedenti sono ancora in campo e sarebbe assai grave se questa giunta le assumesse per inerzia, senza quantomeno un tentativo di riprendere in mano la logica di queste cose. Dopodiché lasciamo aperte le cose. Diciamo un primo incontro positivo. Un primo incontro positivo, nel senso che almeno mi sembra accettato che si apra un tavolo nel quale questo discorso procede. Quindi ci sono le premesse teoriche generali a cui richiamare la giunta, la seconda è la pratica di un discorso ragionevole che però sia fermo su queste questioni.